tutti e ben ritrovati in questo ultimo video, promesso, riguardanti i verbi con preposizione. Sono davvero tanti, ho dovuto fare una cernita. Spero che vi siano stati utili i due video precedenti. Oggi andremo a vedere altri verbi molto 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 comuni e come sempre andremo a vederli con qualche esempio per facilitarvi anche nel ripasso di tutte quante le regole passate, delle declinazioni, tutte queste altre piacevoli facezie che accompagnano il tedesco. Allora, partiamo con dei verbi estremamente semplici. Lavorare a qualcosa. Arbeiten, perfetto. A, an, come in italiano, certo, perfetto, però ci va il dativo, ok? In modo abbastanza inspiegabile abbiamo il caso dativo e questo trae in errore molte persone. Der Student, stiamo parlando chiaramente di uno studente universitario, se no sarebbe uno Schüler, arbeitet an, lui sta lavorando al suo diploma di laurea, ok? Alla sua laurea, chiaramente femminile perché arbeit è femminile, an con il dativo, quindi an, articolo determinativo femminile, in questo caso vi ricordo sempre, se non ve lo ricordaste, prima lezione del mio corso, ma ormai me lo sentite dire talmente spesso che lo sapete a memoria anche voi, ok? Il femminile dell'articolo determinativo è an der. Se fosse lo studente lavora al suo diploma di laurea, alla sua laurea, in questo caso sarebbe an seiner, ok? Seiner, perché sarebbe l'aggettivo possessivo, sein riferito a un maschile, a un lui, in questo caso lo studente, e la declinazione che segue, se seguono gli aggettivi possessivi, come sappiamo, è quella dell'articolo indeterminativo ein. D'accordo? E trovate la declinazione dell'aggettivo dell'articolo indeterminativo ein nella seconda lezione del mio corso, mentre nella terza trovate appunto la spiegazione degli aggettivi possessivi in dettaglio. In ogni caso, sein è riferito a uno studente maschile e seguendo la declinazione dell'articolo indeterminativo, il mio aggettivo possessivo semplicemente prende la er proprio come l'articolo determinativo, quindi sarà der Student, scusatemi, arbeitet an seiner diploma arbeit. Ok, molto semplice. Poi scrivere a qualcuno o a qualcuno, schreiben an, bellissimo, diciamo è come arbeiten, no, perché il primo era con il dativo e questo è con l'accusativo. Li ho messi insieme perché sono due verbi che, o meglio, due situazioni, due forme che si confondono molto, ok? Si tendono a mettere o i due dativi o i due accusativi, no, ok? Arbeiten è con il dativo, an è il dativo, mentre invece schreiben è an e l'accusativo. Quindi in questo caso lei scrive al giornale, potrebbe scrivere anche a sua sorella, ma più così. Per cambiare abbiamo messo questo Zeitung, che è evidentemente femminile, quindi an con, in questo caso, l'accusativo, accusativo dell'articolo determinativo femminile di, quindi an die Zeitung, an diese Zeitung, jene Zeitung, questo, quello, ok? Poi, altro verbo un po' particolare, nachdenken, ok, che vuol dire riflettere, pensare, nachdenken über, più l'accusativo della cosa su cui stiamo riflettendo. Io devo riflettere sulla tua proposta, ok? Vorschlag, la proposta maschile. Ich muss über, nachdenken va alla fine perché abbiamo il modale che ci spinge all'infinito alla fine, vi ricordate? Quindi ich muss über con l'accusativo, Vorschlag maschile, la tua proposta, quindi tua è sicuramente dein, è un aggettivo possessivo, si declina come gli articoli indeterminativi. Com'è l'articolo indeterminativo maschile accusativo? Pensiamoci un attimo, prima colonna, seconda riga è einen e quindi è deinen, quindi ich muss über deinen Vorschlag nachdenken. Possiamo dire anche ich muss darüber nachdenken e qui siamo di nuovo con gli avverbi pronominali, sempre lezione numero 30, ok? Siccome non posso usare la preposizione e poi mettere un das, ok? Non posso dire su ciò, non posso dire io rifletto su questo, in tedesco non si può dire über das, ok? Dirò darüber, ok? Bene, poi impegnarsi in qualcosa, essere impegnati in qualcosa, sich beschäftigen. Ok, sich beschäftigen mit, con il dativo, ma mit va sempre con il dativo, quindi questo non ci trae in inganno, sich beschäftigen mit, questo dobbiamo ricordare, il dativo, se conosciamo mit, viene da sé. Quindi, ich beschäftige mich, mi impegno nel mio lavoro,
Mit mein, chiaramente è mio. E poi abbiamo chiaramente un dativo. Job è maschile, mit meinem job. Ok? Poi, qualcosa di un pochino più formale, ok? Per tornare un pochino anche a... Abbiamo parlato un po' del tedesco commerciale, delle lettere formali, eccetera. Prendere congedo da. Per noi è una cosa abbastanza, veramente tanto formale. Cioè, io mi congedo da, oddio, cioè, un'espressione che usiamo molto poco. In realtà loro lo dicono molto, cioè, noi banalmente diciamo, vado via, ok? Vi saluto, vado via, ciao. E invece no, loro dicono prendo congedo, me ne vado. Adesso sich verabschieden von con il dativo. Ok? Tenete presente che verabschieden, questo è il prefisso inseparabile, quindi resta tutto attaccato, non ci crea problemi. Da, chiaramente, von con il dativo. Quindi ich, anzi no, ho fatto un er qua, va benissimo, lui. Allora, er verabschiedet sich, quindi prende congedo, quindi lui saluta, letteralmente prende congedo dal suo gruppo. O dal gruppo, se volete, allora von con il dativo di gruppe che è femminile, ok, gruppo è femminile, abbiamo le due possibilità, o con l'aggettivo possessivo o con l'articolo determinativo. Partiamo con l'articolo determinativo che è più semplice, femminile dativo von der gruppe. Ok, il pennarello mi sta un po' abbandonando. E se invece fosse con l'aggettivo possessivo, sarebbe questo gruppo è un suo di lui perché è lui che verabschiedet sich, ok? Qui è un sein, però sempre comunque con le R finale perché è sempre comunque un dativo femminile e quindi sarà seiner. Ok? Non è difficile, è sempre lo stesso meccanismo poi alla fine. Quando sappiamo le declinazioni degli articoli, determinativo e indeterminativo, degli aggettivi e dei pronomi, noi siamo a cavallo. Poi ci basta solo imparare a memoria tutti i verbi con preposizione. Allora, scherzo, ma in realtà non, cioè sono cose che poi sentite, risentite, vedete, vi entreranno molto rapidamente. Poi, un verbo un po' più carino. Sich verlieben, innamorarsi, in con l'accusativo, ok? Sich verlieben, in con l'accusativo. Allora, vediamo anche qui il nostro esempio. Ho usato un passato, in questo caso, perché si usa di solito di più il passato, si è innamorato di, ok? Cioè, si è innamorata, in questo caso. Sie hat sich, il verliebt, quindi va in fondo, perché è un perfect, ok? Quindi il participio zwei chiaramente va alla fine, in questo caso, se vi manca, c'è la lezione sul perfect. Allora, sie hat sich in, ok, si è innamorata del suo migliore amico, classica trama da commediola americana, ok? Sie hat sich in, allora in questo caso il suo di lei, quindi ihr, ok? E abbiamo detto che è sich verlieben in con l'accusativo, il Freund è un maschile e quindi il maschile accusativo è en del mio aggettivo possessivo che segue la declinazione dell'articolo indeterminativo. Ok? Quindi, sie hat sich in ihren besten Freund verliebt. Besten è la declinazione dell'aggettivo attributivo che trovate dalla lezione 19, 19, 20, 21, insomma 19 e seguenti. Vediamo ora un altro verbo molto comune in realtà che è teilnehmen. Teilnehmen, prendere parte. Teil è la parte, nehmen, prendere. Quindi è un po' come per noi prendere parte, no? An con il dativo. Dativo, attenzione, ok? Quindi vediamo l'esempio. Ich will an, io voglio prendere parte alla gara, ok? Io voglio, ich will, il mio modale spinge l'infinito alla fine della proposizione, quindi teilnehmen va alla fine. Quindi ich will an. Ok, con il dativo di turnier che in questo caso che è neutro, ok? E quindi il neutro dativo sarà an dem turnier teilnehmen. Posso fare anche tranquillamente un am, ich will am turnier teilnehmen. E va benissimo anche così. Ok? Poi, e questo forse avrei dovuto metterlo primo tra tutti, ok? Perché warten, ok, è un verbo con preposizione. Aspettare, attenti, non erwarten, eh? Con la er, con il prefisso inseparabile er davanti, no. Ma warten da solo vuole sempre auf e l'accusativo. Ok, warten, auf più l'accusativo. Ok, come wait for in inglese, che anche lui ha la sua preposizione. Anche qua abbiamo la preposizione auf e il suo caso è appunto l'accusativo. Quindi lei aspetta sua sorella, no, io aspetto mia sorella. Allora in questo caso, ich warte auf, mia è mein.
accusativo di un femminile, perché Schwester è femminile, quindi accusativo femminile dell'aggettivo possessivo e meine, auf meine Schwester, auf deine Schwester, e via così dicendo. E ancora, sprechen, sprechen, parlare, sono abbastanza simili all'italiano. Ich spreche mit è chiaramente il dativo della persona con cui parlo, quindi mit jemandem, che è dativo, con qualcuno al dativo. Über con l'accusativo, sempre über vuole sempre l'accusativo, quindi parlo con qualcuno di qualcosa sarebbe, ma loro non usano di, non useranno, ma usano über, quindi circa, ok? A proposito di qualcosa. Quindi du sprichst, tu parli, ricordiamoci sempre che sprechen è un verbo irregolare, un verbo forte anche nel presente, quindi du sprichst mit deinem Freund, dein perché sei tu, ovviamente, e c'è il mit che è dativo, maschile perché Freund è maschile, dativo maschile significa che finirà sempre in em, quindi mit deinem Freund parli con il tuo amico dell'esame. Parli a proposito circa l'esame, il Prüfung, che è l'esame che è femminile. Quindi über, che mi vorrà sempre l'accusativo, femminile, perché Prüfung è femminile, quindi über di Prüfung. Tutto chiaro? Ancora due verbetti e poi siamo alla fine del video. E ancora qualche semplice esercizio, qualche frase con qualche nuovo verbo con preposizione per voi. Allora, questi due verbi non sono due verbi molto belli. Erkranken an con il dativo, erleiden an con il dativo. Tutti e due an con il dativo. Erkranken vuol dire essere ammalato di un qualcosa, ammalarsi di un qualcosa, e leiden soffrire di un qualcosa. Allora, vediamo i due esempi. Der Patient, quindi il paziente, ist nicht, ok? Ho dato un'accezione positiva, quindi non è erkrankt, non è ammalato, an Krebs, di cancro. Ok, questa è una frase abbastanza, cioè si trova molto spesso, an Krebs, erkrankt, ammalato di cancro, è abbastanza un classico. E teniamo presente che non mettiamo chiaramente, come anche in italiano, allo stesso modo anche in tedesco, non mettiamo l'articolo, quindi mettiamo semplicemente an Krebs e nient'altro. Per quel che riguarda invece il soffrire, ok? Allora, er leidet, però non è malato di cancro, ma soffre comunque di una certa malattia, er leidet an, e con il dativo del femminile Krankheit, che è malattia, er leidet aber an einer, ok? Eine Krankheit, okay, quindi in ogni caso soffre di una malattia, quindi abbiamo an con il dativo del femminile che è Krankheit, articolo indeterminativo naturalmente. Parliamo di qualcosa di più allegro, sich begeistern für con l'accusativo, entusiasmarsi per qualcosa. Allora, er begeistert sich, lui si entusiasma sempre, für, qui c'è l'umlaut, anche se in realtà scrivendo sopra si è un po' cancellato, ma ricordatevi chiaramente che il für va sempre con l'umlaut, er begeistert sich für Neuigkeiten. Possiamo non mettere assolutamente niente, perché abbiamo un plurale, e quando il plurale è generico, non essendoci chiaramente l'articolo indeterminativo generico, noi possiamo non mettere assolutamente niente. Se fosse per una novità, si è entusiasmato per questa novità, e hat sich für diese Neuigkeit una begeistert. Ma allora parliamo di una novità in particolare e metteremo l'articolo. In questo caso l'articolo non ci va perché lui si entusiasma sempre per le novità, per tutte, ok? Quindi in questo caso niente articolo, ok? Qualcuno potrebbe dire, posso dire für die Neuigkeiten come in italiano? Sì, non è scorretto da un punto di vista grammaticale, però sì, non, cioè l'accezione insomma della genericità del plurale si rende meglio appunto con l'assenza totale di articolo. Poi andiamo a vedere il successivo verbo, sich entscheiden, ok? Decidere, decider, sarebbe decidersi. Allora, state molto attenti al verbo decidere, perché spesso si usa entscheiden un po' a sproposito, nel senso che entscheiden è sempre un verbo riflessivo, ok? E se invece devo dire decido di fare questo o quest'altro, posso usare il verbo beschließen, che non mi crea nessun problema, non è riflessivo e non ha preposizioni strane da tenere presente. Invece in questo caso, sich entscheiden für con l'accusativo oppure gegen con l'accusativo, cioè prendo una posizione, una decisione per
pro, potremmo dire, oppure contro qualcosa, a favore, ok? O contraria a qualcuno o qualcosa, ok? Quindi, in questo caso er entscheidet sich, quindi lui prende questa posizione, si decide für o gegen, pro o contro, favore o contro della sua famiglia, ok? Sua di un lui, quindi siamo sempre con il nostro sein che ormai non ci crea più problemi, e come lo decliniamo, sia für che gegen vogliono comunque l'accusativo, famiglia è femminile, quindi accusativo femminile e, ok? Poi abbiamo sich verlassen auf più l'accusativo. Attenti che verlassen ci fa pensare a qualcosa che viene abbandonato, che viene lasciato. In realtà verlassen è proprio il contrario, vuol dire affidarsi, diciamo fidarsi, affidarsi, appoggiarsi, credere. In qualche modo sì, avere fiducia verso qualcuno, ok? Quindi io mi fido, io mi appoggio, io mi affido ai miei amici. Ich verlasse mich auf, in questo caso sono sempre tanti, ma non è più generico, agli amici in generale sono i miei, ok? Quindi articolo, scusatemi, aggettivo possessivo mein, ich verlasse mich auf più l'accusativo, quindi l'accusativo plurale in questo caso è meine. Auf meine Freunde, ok? Ricordiamoci sempre che il plurale degli aggettivi possessivi, di solito gli aggettivi possessivi seguono sempre la declinazione di ein, quindi dell'articolo indeterminativo, ma la declinazione di ein plurale non c'è, quindi in quel caso andiamo in prestito della colonna del plurale dell'articolo determinativo, der, di, das, ok? Che sarà quindi di, den, der. Ok, in questo caso è il secondo di che finisce in e che è l'accusativo plurale e quindi in questo caso aggiungiamo appunto e al nostro aggettivo possessivo mein, ok? Poi, sich gewöhnen an più l'accusativo, abituarsi a qualcosa, ok? Abituarsi a qualcosa. Qui ho usato un perfetto, ho usato una forma passata perché mi sembrava un po' più meno forzato grammaticalmente, più comune, come lo potremmo trovare nella vita di tutti i giorni. Sie hat sich an, lei si è gewöhnt, alla fine chiaramente si è abituata al clima. Magari ha cambiato città, si è abituata al nuovo clima, ok? Quindi sie hat sich gewöhnt, chiaramente è un perfect, quindi in seconda posizione abbiamo il nostro ausiliare, avere in questo caso, poi subito la particella del riflessivo, del pronome riflessivo, il gewöhnt è il particip zwei che va alla fine della frase. In mezzo abbiamo il nostro complemento che è an con l'accusativo, quindi an, clima è chiaramente das, clima, quindi è chiaramente neutro, an con l'accusativo neutro sarà an das. Andas clima, ans clima possiamo anche dire. Ok? Ultimo, ok, invitare qualcuno da qualche parte, ok? Quindi jemanden, quindi l'accusativo della persona che invito. Einladen è il verbo appunto invitare, che mi raccomando è un verbo separabile, ein è prefisso separabile, zu col dativo del luogo dell'evento a cui invito. Ho modificato un po' la frase per essere un pochino meno ripetitivo. Ho messo prima il mio complemento con lo zu, con il dativo, quindi alla festa vorrei invitare la tua amica, ok? O la mia amica, quello che vogliamo. Allora, alla festa, zu con il dativo, party è femminile, ricordiamoci che anche se è un prestito linguistico dall'inglese e di solito sono i prestiti linguistici sono sempre neutri, parti no, è femminile. Ok, quindi il femminile dativo è der, quindi zu der, ma noi diremmo zur, ok, questa è una R, zur party, ok, zur party, möchte ich, inversione, perché abbiamo complemento in prima posizione e quindi abbiamo chiaramente l'inversione affinché il verbo coniugato, in questo caso il mio verbo modale, möchte, che è il condizionale di mögen, deve rimanere sempre in seconda posizione. Vi ricordate la costruzione della Hauptsatz, della frase principale? Quindi möchte ich. Essendo un modale, il verbo all'infinito va in ultima posizione della sua proposizione e quindi einladen va alla fine. Essendo all'infinito, alla fine è unito al suo prefisso separabile senza problemi. E avrò qui da mettere l'accusativo, ok? Freundin è l'accusativo della persona che devo invitare. Un accusativo femminile perché è un'amica, ok? Quindi zur Party möchte ich, per esempio, invitare la tua amica. Dein è la tua, ok? L'aggettivo possessivo tuo.
femminile accusativo deine Freundin einladen. Anche per oggi abbiamo finito. Io so che i verbi con preposizione sono tanti e tanti di più, però intanto ho fatto questi tre video. Se voi avete piacere di conoscerne altri, o magari volete lasciarmi nel commento, o volete che io vada avanti, io andrò avanti anche con quelli. Io ho cercato di fare quelli un pochino più comuni, quelli un pochino più che potete trovare con più frequenza, però ce ne sono chiaramente tanti e tanti e tanti di più. Se volete, continuiamo. Se preferite lavorare su altri argomenti, chiedetemi. Io sono sempre a vostra disposizione per le vostre richieste e abbiamo ancora veramente tanto da fare. Quindi ci vediamo molto presto. Bis bald e come sempre, buono studio!